Ciao amici e benvenuti nel canale di Mariella Fantasy. A furor di popolo, per le tantissime richieste per la realizzazione del tutorial di questa collana Stelle Marine, eccomi qui, nonostante il caldo, nonostante la morsa di caldo di afa che sta attanagliando tutta l'Italia da qualche tempo, da un mese circa, se non di più. Eccomi qui imperterrita, con il mio ventilatore, il tavolino, la mia postazione solita da lavoro ed eccomi qui pronta per cercare passo passo di spiegarvi nella maniera più chiara e più semplice, speriamo possibile, la realizzazione di questa collana. Il Collier Stelle Marine è tutto composto, a parte chiaramente le perline e i gancetti, è composto da cotone, è fatto con materiale filato di cotone. Cotone di due tipologie. Uno è il basic della Mondial, quindi è un filato abbastanza grosso, tant'è che lo lavoro con l'uncinetto numero 3 per cercare di fare un po' la trama più tirata. La rete invece, che crea così un supporto sul quale poter cucire le nostre stelle, è sempre della Mondial Nilo, il color ecru numero 5. Anche questo lo lavoreremo con il numero 3 per dare un respiro più ampio a questa che vuole essere appunto una rete da pescatori. Mentre le stelline più piccole, che sono eseguite con lo stesso identico schema delle rosse, ma risultano più piccole perché il filo che ho utilizzato ed è un tipo di cotone la cui etichetta l'ho persa, non la trovo più. Però, se non ricordo male, era un tre cerchi. Come tipologia di filato, un tre cerchi di cotone, numero 8. Quindi per questa tipologia è color salmone, non so se si vede bene il colore, è un color salmone. Per questo tipo di filato andrà bene l'uncinetto numero 2. Ok amici, mettiamoci subito al lavoro. Io inizierei dalla realizzazione della rete che vi mostro ruotando il lavoro. Quindi noi dobbiamo dare questa forma a V alla rete. Io ho iniziato, quindi prendiamo insieme il cotone crew, l'uncinetto numero 3, mettiamo da parte ago e forbici. Ok. E ho iniziato dal vertice, quindi l'obiettivo è creare questo triangolo. Poi a questo triangolo noi agganceremo il filo o da una parte o dall'altra, come preferite iniziare, e dovremo creare questo gradino composto da 1 e 2 quadrati, realizzando così una fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi di 7 quadrati su 3 file. Allungheremo poi con una fila di un quadratino soltanto che occupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 volte appunto la ripetizione del quadratino, che sostituirà così la nostra fettuccia morbida intorno al nostro collo. Allora, inizieremo da questo triangolo. Prendiamo il nostro filo, così. E avviamo una, due, tre catenelle, poi altre due, una e due, per formare i lati del nostro quadratino. Ogni lato è composto da due catenelle, poi altre due catenelle, una e due, quindi in totale noi ne abbiamo fatte una per iniziare, poi due, quattro, sei. Adesso filo sull'uncinetto. Entriamo nella prima catenella e lavoriamo una maglia alta. Quindi prendiamo il filo, una e due. Questo è l'inizio della nostra rete e sarebbe il vertice di questo triangolo. Adesso noi dobbiamo creare degli aumenti laterali. Per
creare da un quadrato per realizzarne tre. Cosa si fa allora? Allunghiamo una e due catenelle, giriamo il lavoro, alziamo altre due catenelle e di nuovo altre due catenelle, quindi un totale di 6 catenelle. Di nuovo filo sull'uncinetto, entriamo in questo incontro, no? Di maglia alta e lavoriamo una maglia alta. Vedete? 2 catenelle, una, due, filo sull'uncinetto, cerchiamo una, due, la seconda, una, due, la terza catenella, perché due devono rimanere al centro, e lavoriamo un'altra maglia alta. Adesso noi dobbiamo crearci un altro quadratino affinché siano tre. Cosa facciamo? Una e due, tre e quattro, cinque e sei, e mettiamo sotto sopra il nostro lavoro. Entriamo nel punto di incrocio fra i lati dei quadrati e chiudiamo con una maglia bassissima in questa maniera. Adesso noi dobbiamo risalire attraverso questa stanghetta di questa maglia alta, di questo lato di quadrato, attraverso due maglie bassissime. Noi ripercorriamo il laterale per poter riportarci su. Così, con una serie di maglie bassissime. Adesso noi dobbiamo arrivare da questa parte, quindi anche qui ripercorriamo il quadratino con due maglie bassissime e nella terza catenella ancora una. Adesso lavoriamo 2 catenelle, giriamo il lavoro. Altre due e altre due per un totale di 6 catenelle. Filo sull'uncinetto, entriamo in questo incontro. Vi sposto questo, altrimenti. Ok. Così. Entriamo in questo incrocio. E realizziamo un'altra crescita nel nostro quadratino, vedete? A questo punto è semplice perché dobbiamo fare 2 catenelle, filo sull'uncinetto, cerchiamo la maglia alta sottostante e lavoriamo un'altra maglia alta, poi di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, sotto, maglia alta, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, nella terza entriamo e lavoriamo una maglia alta. E adesso ragazzi, di nuovo dobbiamo crearci un altro quadratino e vi ho fatto vedere come, cioè con 6 catenelle. Per cui una e due, mettiamo sotto sopra il nostro lavoro, continuiamo una e due e altre due, una e due, per un totale di 6. Cerchiamo l'incrocio, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima. E di nuovo dobbiamo ripercorrere questa maglia alta, tutta maglia bassissima, per cui ci posizioniamo in questa maniera, ci viene più comodo, prendiamo il filo, saliamo, inseriamo, prendiamo il filo e andiamo salendo. E di nuovo entriamo e stavolta 2 catenelle, una, cioè entriamo nelle 2 catenelle, perdon, e due, e poi ancora nella terza. Oh, noi dobbiamo aggiungere fin quando nella nostra collana, quindi abbiamo 1, 2 e 3, quindi abbiamo appena realizzato, quindi 1, 2, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Dobbiamo fare ancora un altro aumento. Esatto, l'ultimo giro di aumenti. Identico come il precedente, quindi dobbiamo aumentare i quadratini laterali, quindi una, due, giriamo il lavoro, una, due, una e
2, filo sull'uncinetto, entriamo nell'incrocio, così, e lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle, e qui è facilissimo perché sopra ogni maglia alta ne lavoreremo una, 2 catenelle. Una e due, una e due, una e due, e di nuovo qui le nostre 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. Capovolgiamo il lavoro, entriamo in questo incrocio tra le maglie alte, prendiamo il filo, chiudiamo con una maglia bassissima e risaliamo attraverso questa maglia alta con delle maglie bassissime. Così. Così. E ci riposizioniamo come vi ho fatto vedere poc'anzi qui. Adesso alziamo una catenella, ruotiamo il lavoro, quindi un'altra catenella, altre 2 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoriamo 2 quadratini, quindi uno qui, 2 catenelle ed uno qui, così. Adesso, senza fare la catenella, ruotiamo il lavoro e dobbiamo portarci in questo punto con una serie di maglie bassissime, quindi entriamo lungo le nostre 2 catenelle con maglie bassissime, e ci portiamo in questo punto qui. Dobbiamo creare un altro gradino, quindi un altro quadratino. Alziamo 2 catenelle, 1 e 2, altre 2 catenelle, 1 e 2. Filo sull'uncinetto, entriamo nella terza catenella e lavoriamo così un altro quadratino. A questo punto, una volta creato questo quadratino, e vi faccio vedere l'originale, quindi abbiamo creato questi due gradini. Vedete? Adesso noi non dobbiamo fare altro che 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri di questi tre quadratini. Quindi ci portiamo in questa posizione, 1, 2, 3 e 4 catenelle, filo sull'uncinetto e cominciamo con 1, 1 e 2, 2, 1 e 2, e 3, poi catenella, giriamo il lavoro, altre 1 catenella e poi altre 2, filo sull'uncinetto. E continuiamo così, questi tre quadratini, abbiamo detto per un totale di, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri. Quindi già noi ne abbiamo fatti 7, ok, già ne abbiamo fatti noi 1, 2, questo è il terzo, quindi ne dobbiamo fare poi altri 4. Ci vediamo al settimo giro. Terminato anche questo settimo giro, adesso dobbiamo creare la fettuccia che finirà poi intorno al collo. E quindi, continuando in questa maniera, 1, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto, noi ci fermeremo qui con questo, creando un'unica fila con questo quadratino per ben 11 volte, questo compreso. Quindi questo è il primo, catenella, voltiamo il lavoro, 2, 3, 4,
Questo è il secondo. 1 e 2. Aspettate. Questo è il terzo, ci vediamo all'undicesimo. Ed ecco, abbiamo completato. Poi naturalmente ad un'estremità metteremo o il moschettone oppure il gancetto. L'altra parte sarà assolutamente la stessa, speculare, di quella che già abbiamo fatto. E quindi bisognerà rifare la stessa procedura dall'altra parte. Adesso passiamo alla realizzazione della stella marina. Allora, io ve ne mostro soltanto una, perché tanto le dimensioni cambiano a seconda del numero dell'uncinetto e del filato, se più grosso o se più piccolo. Quindi inizierei dalla stella più grande. Cosa dobbiamo fare? Allora, anello magico, inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e all'interno di questo anello magico noi dobbiamo lavorare 4 maglie basse. Quindi catenella, una, 2, 3 e 4. Io vi consiglio questa parte centrale di farla con una mano morbida, non troppo tirante, poi vedrete il perché. Anzi, ve lo mostro subito. Perché si crea come un bitorzolo centrale. Per evitare di farlo troppo a punta, mantenete la mano morbida, in questa maniera verrà un pochettino più carino. Allora, tiriamo poi il filo dopo le 4 maglie basse, entriamo nella prima e adesso facciamo un giro di raddoppi per un totale poi di 8 maglie basse, quindi 2 maglie basse all'interno di ogni maglia bassa. Quindi 2, 3, prendo un po' di filo. E 4, 5 e 6, ultima, 7 e 8. Adesso dobbiamo fare un giro di ripetizioni ed è qui che verrà poi assumerà questa forma a punta. E io lo lavoro, quindi calcolo 8 maglie basse contando dalla prima, però con una mano morbida, non tiro troppo. Quindi una, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, e otto. Perfetto. Ok, a questo punto io questa codina la taglierei così. Dobbiamo alzare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entriamo nella seconda e lavoriamo così un totale di 5 maglie basse. Questa è la prima, poi entriamo nell'altra catenella, seconda, terza, quarta e quinta. A questo punto cerchiamo la maglia bassa non occupata. Vedete, perché questa è già occupata da questo lavoro. Quindi andiamo nell'altra. Prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa. Entriamo nell'altra successiva. Prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa. E
qui di nuovo dobbiamo ripetere lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, quindi 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e poi entrare nella seconda catenella e fare le nostre 5 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo entriamo non in questa, ma nell'altra accanto. Prendiamo il filo, chiudiamo con una maglia bassa e poi ancora nell'altra maglia accanto prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa e ripetiamo di nuovo il lavoro che abbiamo fatto le precedenti volte. Ci vediamo quando siamo giunti alla quinta, al quinto braccio della nostra stella. Terminato anche l'ultimo braccio della nostra stella marina, cerchiamo, la maglia bassa sotto appresso e invece di chiudere, continuiamo il nostro lavoro con una maglia bassa, così. Adesso dobbiamo ripercorrere la nostra stella tutta con le nostre maglie basse in questa maniera. Una, due, tre e quattro. Giunti al vertice della quinta maglia bassa, dobbiamo realizzare 3 maglie basse. Quindi una, sempre nella stessa maglia, due, sempre nella stessa maglia, tre. E poi ripercorriamo le nostre maglie basse laterali. Una, due, tre e quattro. Così. Poi la maglia bassa che viene appresso, l'altra maglia bassa e ricominciamo. 2, 3, quindi 1, 2, 3, 4. Quindi questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta. Giunti al vertice della quinta, dobbiamo fare una, due e tre maglie basse e poi ripercorrere le maglie basse laterali. Quindi per ogni maglia bassa una maglia bassa, tranne che al vertice sulla punta del braccetto della stella, dove ne farete nella stessa maglia tre. E continuate così per tutta la stella. Ci vediamo al termine del giro. Terminato anche il quinto braccio della stella, adesso dobbiamo fare un giro, un solo e ultimo giro di ripetizioni e vedrete come cominceranno a curvare questi braccetti. Vi mostro come. Quindi sempre continuando, non interrompendo mai i nostri giri, che tra l'altro in questa maniera il lavoro non presenterà interruzioni, cuciture, ma sarà un lavoretto abbastanza pulito. Quindi maglia per maglia, punto per punto, ripercorriamo le nostre maglie basse e vediamo come comincia a curvare. Vedete? Creiamo in questa maniera la nostra stella 3D senza imbottitura. Questa è la cosa bella. Non ci sarà bisogno di utilizzare nessun tipo di imbottitura per la nostra stella. Ci vediamo al termine del giro.
termine del giro lasciamo il filo lungo abbastanza da poter chiudere le braccia, come li possiamo chiamare, la stella. A questo punto inseriamo l'uncinetto, chiudiamo con una maglia bassissima, sfiliamo il filo e prendiamo il nostro ago del cotone, perché a questo punto ci servirà l'ago del cotone, quindi mettiamo sotto sopra la nostra stella perché dobbiamo andare a dare forma alla nostra stellina chiudendola. In questa maniera chiudiamo le due metà fra le due dita. E punto per punto cominciamo a cucire come faccio io in questa maniera. Ve ne faccio vedere soltanto una perché poi ovviamente tutto il resto si ripete. Spero che si veda bene il procedimento. Quando siete giunti proprio fino in cima e avete concluso tutti i punti, entrate con l'ago dentro e lo fate uscire sotto, senza tirare troppo, ma delicatamente. Ovviamente i fili tendono sempre a formare dei nodi e noi dobbiamo scioglierli. Ecco fatto. Così, vedete il braccino della stella. A questo punto noi iniziamo già con l'altro braccio, per cui lasciamo un po' di margine centrale, quindi una maglia noi la lasciamo e iniziamo a cucire con l'altra maglia. Tra quindi un braccio e l'altro della stella lasciamo una maglia libera. Così. E ritorniamo di nuovo a cucire e così per tutto il giro. Ci vediamo al termine. Ed ecco, dopo averle cucite tutte, il risultato. La parte dietro rimarrà sempre con questa apertura che noi minimizzeremo facendo, diciamo così, una cucitura tutta intorno in questa maniera. Quindi il filo vi conviene tenerlo più lungo possibile, in modo tale che così con lo stesso filo noi lo stesso filo ci servirà per cucirlo sulla rete. Un attimo solo. Dicevo, sulla rete che abbiamo creato come supporto della nostra collana, per cui il filo ci servirà per ancorarlo alla rete, in modo tale da non dover agganciare altro filo con altri nodi e altre codine da nascondere. Quindi utilizzando lo stesso filo, quindi lasciarlo più lungo possibile sin dall'inizio quando tagliate, è meglio perché così ci permetterà sia di cucire le braccia della nostra stella e poi al termine di poterla ancorare alla nostra collana. Quindi vi mostro nuovamente la composizione della collana. Una volta spiegato lo schema della stella che si ripete per tutte e cinque le stelle, quindi ho posizionato all'estremità delle tre, dei tre quadratini di rete una stella rossa, al centro un'altra stella rossa e l'altra stella rossa, quindi di uguali dimensioni all'altra estremità. Mentre fra queste, al centro, fra una rossa e l'altra, ho posizionato queste più piccole color salmone. E poi, come potete vedere, ho cucito senza lasciare uno spazio
tante perline sfaccettate e perline di madreperla, perciò madreperla e perline che fanno un effetto Swarovski alla nostra collana. E dopo ho terminato il tutto con un moschettone ed un gancetto per poterla agevolmente. Chiaramente quella che vedete in punta è un abbellimento che ho voluto inserire io, che è una vera conchiglia dotata di foro. Se vi è piaciuto questo mio tutorial, cari amiche, lasciate dei like e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Da Mariella Fantasy è tutto, vi saluto e alla prossima, ciao!